Grande inaugurazione oggi, quasi in pompa magna, c'è la cittadinanza qui a partecipare del monumento al pescatore di Mazara del Vallo, un monumento molto voluto da questa amministrazione, finalmente si realizza. Cosa dire alla cittadinanza in merito a una scultura che a Mazara mancava e che ovviamente sinceramente ci voleva pure? Questo è un momento storico per la nostra città, perché un monumento al pescatore è sempre stato oggetto di richiesta da parte della gente, non soltanto della marineria ma anche della classe politica. Il monumento al pescatore finalmente trova la sua luce, si realizza in un posto straordinario perché è proprio sul mare, vicino alla chiesa di San Vito, che tutti sanno essere patrono anche della marineria insieme a San Nicola. E poi collocare il monumento al pescatore in questo piazzale che abbiamo intestato a Francesco Paolo Lisma è un doppio motivo di orgoglio, perché si riconosce anche ad un grande armatore, a un bel politico di alcuni anni fa, anche un ruolo straordinario. È una bella cosa, vista anche la partecipazione popolare, perché il monumento al pescatore si pensava che dovesse far parte sempre delle cose che si dovevano fare e che poi non si facevano. Io credo che sia stata data una bella risposta, anche perché si risana questa parte dell'ambiente e si dà anche alla Chiesa un maggiore lustro. Un'opera fatta, realizzata appunto dal maestro Pippo Contarino, come è stato scelto appunto questo maestro? Un grande artista del ferro, un artista conosciuto in tutta Europa, personaggio collegato con moltissimi altri artisti e che abbiamo ospitato qui a Mazara del Vallo qualche anno fa, e in quel momento abbiamo immaginato di far nascere questo monumento al pescatore, affidando proprio a loro l'incarico di realizzarlo. Vale la pena di dire che è un dono alla città di questi artisti, soprattutto del maestro Pippo Contarino, che è colui che poi ha materialmente realizzato la struttura, perché tutti hanno lavorato nella forma, tutti hanno contribuito anche nel raggiungimento dell'esecutività del progetto, ma il maestro Pippo Contarino l'ha materialmente realizzato con le sue mani e lo ha donato alla nostra città. Noi abbiamo pagato soltanto le spese del ferro, come suol dirsi, ma per quanto riguarda la vera opera è un dono di questo maestro, che è siciliano, è nativo di Acireale, città che ha anche la sua storia sul mare, e qui ha trovato il terreno fertile per realizzare un'opera che in fin dei conti interpreta anche la sua vocazione di rispetto nei confronti dei marinai. Quali quindi le prossime opere o anche iniziative sul territorio mazzarese? Beh, intanto proseguiamo con il risanamento del litorale, perché questo monumento è un altro tassello che si aggiunge ai tanti che abbiamo messo sul nostro litorale, perché il risanamento dell'ambiente è una cosa fondamentale. Una grande opera che affronteremo nei prossimi giorni sarà una sorta di progetto di risanamento ambientale, soprattutto in alcune periferie dove registriamo un'alta presenza di discariche abusive. C'è purtroppo questa non cultura di certi soggetti della nostra città che non rispettano l'ambiente, che non sono in linea con la politica e l'ambizione della nostra città. Dopodiché completeremo i progetti che abbiamo fatto e porteremo avanti la grande idea di realizzare nella nostra città una piccola grande capitale del turismo. Abbiamo anche il progetto di assorbire il Museo del Satiro, nel senso che vogliamo toglierlo tra virgolette alla regione per darlo in gestione direttamente al comune, perché abbiamo avuto anche diversi riconoscimenti da parte dei turisti circa la nostra capacità di gestione della nostra rete museale. Ci sembra giusto che anche il Museo del Satiro passi con noi. Vedremo a mano di affrontare le grandi questioni dell'agricoltura e della pesca. Abbiamo messo in moto già dei meccanismi che dovranno veder nascere alcuni organismi di consultazione e di partecipazione. Immaginiamo grandi fiere e immaginiamo anche il completamento di alcune arterie che sono fondamentali per il raggiungimento della nostra città. Una cosa molto bella che si concretizzerà nelle prossime settimane è il collegamento con l'aeroporto di Birgi, grazie ai 25 soggetti che hanno ottenuto da parte nostra la licenza di taxi o di noleggio con conducenti, e con solo 5 euro sarà possibile andare a Birgi o tornare da Birgi. Una serie di cose che completeranno la nostra idea che abbiamo messo in esecuzione negli scorsi 5 anni e che spero in questi 5 anni potranno veramente cambiare definitivamente ruolo e volto della città.